Berlino, giusto? Poi ha lavorato anche nel museo di alcuni cartoni della televisione Il Fuori Pazienza, che ha fatto due film americani, di Volley, di The Truth, The Truth, North Angels e Milano. Lei fa un film sulla guerra del Vietnam, che tratta di 5.000 forse due regali omaggiati dal compositore e da tutti i nostri ospiti. Allora, domanda, qual è? Sei preparato? Proviamo a rispondere. È difficile rispondere per l'ultimo perché in realtà gli altri hanno già dato delle risposte che potrebbero essere le tue. Per me, più che altro, l'esperienza che faccio nel realizzare, nel comporre e produrre nel mio studio musica per il film, soprattutto per il cinema, quell'esperienza diciamo è all'ennesima potenza, giusto per dire, e sperimento innanzitutto un qualcosa di magico, perché sostanzialmente lavorare per un film è un lavorativo, no? Quindi tu fai le musiche, però c'è tutto il resto, diciamo, quindi un confronto con le persone, con il video, eccetera. E la magia che sperimento è questa, diciamo, sinergia che diventa, come dire, sinestesia, musica, immagini, per cui alla fine, non so, uno più uno più uno più uno non fa quattro, per le componenti dei singoli, eccetera, ma fa 10. Ed è quello, io ritrovo la mia musica in maniera, diciamo, esponenziale. E poi, proprio una cosa invece personale, è un'esperienza interiore perché a me è successo per più volte, mi sono dovuto, diciamo, dovuto affrontare anche stili musicali che io da solo, diciamo, facendo musica per i fatti miei, eccetera, non avrei mai affrontato a pelle, così ho dovuto invece affrontarli perché si capiva che il film chiedeva questo, e quindi praticamente poi li ho restituiti in funzione di quello che è il mio gusto, la mia esperienza, eccetera, quindi non mi sono passionato. Però nell'affrontare queste cose, come dire, è stata una sorta di ricerca interiore. Ma io ho scavato dentro che altrimenti non avrei fatto, quindi in realtà, come dire, mi ha aiutato a conoscermi meglio. Volevo fare una piccola notazione che non so se ci avete fatto caso, però i compositori, soprattutto quelli di musica per film, non sono abituati a farsi vedere in pubblico, ad esprimere le loro opinioni. Forse noi anche in 10 anni siamo riusciti a dargli voce, e poche voce ne avremo dopo, tranne i soliti blasonati, i soliti noti. Ed è molto complicato per chi fa musica, che usa uno studio da solo, a comporre, magari solo aiutato dalle immagini, poter esprimere queste sensazioni così forti, così profonde. Io quindi farei una pausa a tutti quelli che stasera sono venuti qui. E per me è facile fare la musica. E dico, cosa ci suoni? Ma io suonerei, sono tre piccoli momenti, un di due brevi. Allora, il primo momento è, diciamo, da questo film americano indipendente di Hollywood, The Truth About the Angels, un estratto dei temi riadattati per il pianoforte, cioè il pianista nel senso proprio stretto del termine. E praticamente relazione, ecco, le cose che succedono quando ti confronti con i registi, soprattutto le registi giovani, americani, pazzoidi, eccetera, che ti chiedono, arrivava proprio una mail, poi in conferenza su Skype, eccetera, ma mi piace, letteralmente, mi piacerebbe che tu sia col pianoforte, sia suonare, sia con altre cose, eccetera, potessi realizzare, fare sperimentare sulla pelle la sensazione di questo angelo. The Truth About the Angels, il titolo è La verità sugli angeli, è una metafora in realtà, e questo angelo, quindi la leggerezza delle ali, ma poi contemporaneamente anche il tremendo vivere dell'essere umano in perenne bilico tra bene e male, cioè tutto questo non è me, lei dice, ma che faccio? Mi metto su, quindi realizzo questo. Thank you.
di Rai 4, quel film drammatico sulla guerra del Vietnam. E poi concludiamo con un piccolo omaggio da parte di Enrico, che da poco... Dai, facciamo una sorpresina. Penso sulla guerra del Vietnam. La Mirai Fuori racconta la strage del villaggio di Mirai, dove gli americani sono andati, ma hanno trovato soldati, e questo è un film di guerra, però a differenza diciamo dei film di guerra americani dove comunque pro o contro in realtà c'è sempre la soggettiva sui soldati, in questo film c'è molto la soggettiva sulla gente. Perché allora io oltre diciamo a pensi di e mi sono trovato a voler realizzare un tema magico per questa gente che in realtà sa che ha
Paolo Lucci, grazie. Con Enrico abbiamo concluso la parte dedicata ai compositori. Una cosa che voglio fare prima di salutare tutti, grazie ancora a te per fare delle foto di rito, e voglio giustamente avere qui con me tutti coloro che hanno collaborato e vissuto l'avventura di Colonna Sonora in questi 10 anni, e ce ne sono parecchi questa sera per fortuna, anche perché siamo distribuiti in tutta Italia, anche qualcuno all'estero, se ancora c'è rimasto in vita non si sa, non c'è stasera. Quindi vorrei intanto la redazione di Colonna Sonora, i miei soci, i miei amici, i miei fratelli, Pietro Rustichelli, Maurizio Gaschetto, Alessio Lovatto, Luca Vigliani, Oscar Basso, e poi vorrei avere qui quelli che hanno dato l'anima e anche il verbo a gratis, vorrei dire, a Colonna Sonora, che è tutto gratis, giusto non per ribadirlo. Allora, Dimitri Riccio, e quindi un altro di te. Grazie. Gianni Valenti, Andrea Natale, Andrea Bazzarini, Andrea Fernandente, Alessio Lenda, Andrea Natale Levato, e Papa Pinzo Campanelli, che è entrato il nostro amico della persona, perché è l'autore del musico di solo padre, che è Luca Cimitero, Luca Cimitero, e anche il compositore di tutti i compositori di questa sera, tutti nominati, anche per Patrizio ha scritto le musiche, perché non solo il nostro compositore scrive per il cinema, ma scrive anche per la televisione e per gli spot televisivi. Patrizio ha dato le musiche intimissime in Calzedonia. Manca qualcuno? Non credo, fatemi vedere. C'è qualcuno che fa timido e non vuole presentarsi? No, niente, vabbè. Allora, per poi voglio chiudere la serata, un momento di allegria, perché vogliamo, perché qui con noi abbiamo un personaggio importante. C'è una telefonata importantissima, perché non ha mandato un video messaggio, non ha scritto una mail, anche perché non è entrato con la tecnologia, anche perché ha avuto 80 anni, Riccio vieni qua, non fare fine di niente, quindi lascia di spalle, perché la tutta ci ha chiamato, e 10 anni che vediamo di questa cosa, ci ha chiamato un nuovo nome, ora ve lo facciamo sempre live, tutta la messa, mi ricordo che era il 2003, era appena nata la rivista, e ora inizio con mia moglie, appena sceso dal treno, mi spunta il telefono anche l'intera, mi aveva una specie di cordless portatile, e sento una voce tipo questa, tengo maestro. Pronto? Passo un po' di pronto? Salve, senta, io. Non so se mai conosciuto la tua voce. Sono Morricone. Sì. Senta, quando ho detto che fa questa cosa della rivista delle musiche dei film. No, è una rivista di cucina. Ma la risposta così veramente. Ma se quello che mi interessava sapere è se costa, se la trovate gratis, se il compositore. No, neanche il film. Devo pagare anch'io? Sì, ma lei è sicuramente Morricone? Io guardo, sono proprio vero, sono proprio quello, pensi in quanto... No, ma e gli ho chiuso il telefono. Non l'ho deciso, io. E poi, subito dopo questa chiusura di telefono, perché non ci credevo, soprattutto le mie orecchie non credevo, poi questa voce incredibile, mi ha telefonato, non so quanto le coraggio abbia avuto, e mi ha detto guardi che sono veramente Morricone. Messo mi sono genuflesso proprio vicino ai vaporetti, mia moglie non sapeva se avessi visto la Madonna o avessi visto che illuminazioni in quel momento, tipo piccolo punto,
e mi sono messo gli scusi, non prendeva bene. Quindi prima Donato della rivista, pensa, poi è arrivato Donato, Giovanni, e alcuni l'hanno avuta gratis, non l'avevamo mai mandata, così pagate. Va bene ragazzi, ringrazio tutti, siete stati carinissimi, spero che la serata vi sia piaciuta, spero che la musica sia stata di vostro gradimento, come si dice in queste circostanze. Noi siamo stati felicissimi perché soprattutto siamo presenti. Alessandro Tordini, ma vieni qua, dove che stai a fare lì? Lui non scrive, però è il nostro collaboratore. Alessandro Tordini, tra l'altro, grazie per le informazioni, è l'autore di un libro bellissimo che si chiama Così Nuda, Così Violenta, un'enciclopedia sulla musica dei generi polizieschi, thriller, noir e horror italiani. Comprate. La piccola parte di amore. E nel frattempo, guarda, in 10 anni c'è chi della mamma, papà, chi ne ha due, chi ha i capelli bianchi, chi è mancato male, chi non c'ha più capelli. Però vabbè. Bravo, per esempio, sono, sai. Comunque, ringrazio ancora, la serata, come avete ben capito, è finita. Passo la parola ai miei colleghi illustri. Io a vedere le riviste cartacee mi viene un attimo perché passato le notti a immaginare, devo dire una cosa, noi ci siamo trovati da pure appassionati e abbiamo messo questa cosa sotto l'investimento personale, non ci abbiamo mai guadagnato un centesimo e l'abbiamo sempre fatto con il cuore, chi mettendoci proprio la professionalità di grafico, chi è la passione di musicista, chi tutto quello che poteva mettere dentro metteva. Ma se, ne parlavo prima anche con la mia Maurizio, se non ci fosse stato questo Bostik, perché è un pazzo. Il massimo mi sarebbe quello che spiegare. Ovviamente, dopo le battute fatte con un culo grande, così, veramente immenso, se lo dicevo, e ragazzi grazie di cuore, per fatto piangere dentro, piangere solo, sembra una storia, non dico mangiare per vedere tutti perché vi siete mangiati e bevuto tutto, quindi vi ringrazio ancora e buona serata e soprattutto corona si muove.